L'Italia cominciò da Marsala. Era l'11 maggio 1860, il giorno dello sbarco dei mille. Oggi, 15 gennaio 2023, Roma ricomincia da Marsala il cammino casalingo. Benvenuti al palazzetto dello sport di Guidonia. Qui o si fa l'Italia o si muore. Ferrara anticipata da Rivero e poi salta Giulio Melli con tutta la forza di questo mondo. Mette giù il pallone della vittoria. 24-10, qui sbaglia il servizio Guarena e Roma chiude il secondo set 25-10, Roma 2, Marsala 0. E palla ancora in gioco, mani out, attenzione, palla colpita la rete e allora vince la Roma 25-16. La Roma fa 13esima vittoria. Il pubblico però non si accontenta mai, avete vinto la 13esima partita e adesso vi chiede la Coppa Italia. Hai visto? Dai, quando si fa bene si vuole fare sempre meglio e il nostro pubblico e i nostri tifosi vogliono che noi facciamo sempre meglio e questo è una bella cosa secondo me. È arrivato, si può dire, il momento cruciale della stagione, il momento del raccolto. Sì, è arrivato il momento cruciale, però noi non cambiamo, noi dobbiamo continuare a fare così come abbiamo fatto fino adesso, vedere una partita alla volta e continuare a fare più punti possibili. È una fase un po' difficile, molto importante perché Coppa e campionato, partite molto importanti per chiudere come abbiamo iniziato. E invece come ti trovi qui a Roma? Benissimo, molto bene, come con città, con la squadra, con società, ormai siamo una famiglia. Io sono un po' scaramantica, quindi non mi piace parlare prima, mi piace parlare a conti fatti, quindi in bocca al lupo a noi, insomma. Però mi sembra che la pressione voi la state gestendo benissimo. Sì, la stiamo gestendo bene anche perché abbiamo una società, uno staff tecnico che ci permette di gestirla nel modo migliore. Appuntamento dunque per mercoledì 18 gennaio alle 19 per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Martignacco. Da Guidonia per Canale 10, Valerio Nasetti.